Che bello essere su questo palco in un orario un po' inconsueto. Beh, te ci sei sempre, no? Sì, di solito il pomeriggio, non verso sera. Non avevo mai visto questa location, diciamo. Una location bellissima. Meravigliosa, sì. Una location sì. bellissima. Beh, grazie, fa sempre delle cose, diciamo, aggraziate. Siamo abituati bene. Eh sì, siamo abituati bene. Orario inconsueto. Un evento insomma assolutamente inconsueto legato, però cioè, il filo logico, il senso c'è assolutamente per quanto riguarda la moda, perché siamo qui oggi a parlare di design, di bellezza, di innovazione, di classe in un settore che di solito magari è estraneo questa settimana, quella della moda, perché parleremo di nautica, quindi certo. Al Milano Fashion Design c'è anche questo, l'abbiamo anticipato ieri, ci sono tanti modi assolutamente trasversali di poter comunicare, parlare del bello e quest'anno abbiamo scelto di dare spazio. Sì, io sono qui diciamo di passaggio. Lei non ha bisogno parte di presentazioni, Paolo Liguori, direttore del TGCOM. Che farà un po' gli onori di casa. Sì, esatto, c'ho degli altri ospiti, per fortuna, belli, che vi parleranno della nautica in maniera più appropriata. E quindi cominciamo. E introduciamo. Ti ringrazio, Chiara, grazie mille. Lasciami il microfono. E ha detto già molto. Siamo qui per parlare di moda, di design, di nautica. E io voglio prima chiedere alla regia se manda un filmato, un video, e poi vi presento gli ospiti. Avete visto il marchio, avete visto i prodotti, avete visto tanto design fuori, dentro. Adesso vi presento l'amministratore delegato di Fiat Mare, Anna Laura Di Lugo, qui con me. Grazie. Ben arrivata, siediti qui. Microfono, puoi tenere anche questo. Assieme a lei, Angelo Saieva, responsabile della Mondadori, della pubblicità della Mondadori. Anche responsabile di tanti eventi. Che si mettono in piedi alla mia sinistra e ancora qua alla destra di Anna Laura, Massimo Simeone, che è il progettista, il direttore della progettazione di Fiat Mare. Massimo. E poi Maddalena Padovani, che invece è responsabile della rivista Interni, che assieme a Grazia ha costruito questo luogo e che oggi mi aiuterà per presentare, tra l'altro spiegherà anche perché Interni si occupa di questo, ma do subito la parola ad Anna Laura Di Lugo per presentarci la sua azienda e anche farci capire qualche motivo per cui è qui con noi e credo in maniera abbastanza serena e felice, no? Certo, grazie infinite, bellissima occasione, veramente un'occasione importante per Fiat per presentarsi in un palcoscenico di Milano in una settimana così importante come questa. Proprio perché è un contesto inusuale per Fiat, mi farebbe piacere dare un cenno storico dell'azienda, cioè chi siamo. Fiat nasce nel 1960 con la produzione della prima imbarcazione in vetro resina d'Europa.
Infatti possiamo vedere questa immagine, è la Concita, è un'imbarcazione che è stata varata proprio nel 60. La sigla Fiat significava fabbriche italiane per l'applicazione delle resine termoindurenti. Dal 1960 ad oggi Fiat ha prodotto più di 130 modelli diversi di imbarcazione. L'azienda è ubicata a Baia, quindi nello splendido Golfo di Pozzuoli, e questo è il nostro stabilimento. Si estende su una superficie di 50.000 metri quadrati. In azienda c'è un organico di 120 persone, è come una grande famiglia, quindi questo dà il senso di un'azienda che veramente continua ad essere tenace sul mercato. Nel 1960, diciamo, l'azienda è nata affiancando un'attività edilizia, mentre invece nel 1987 si è scissa l'attività della holding dall'attività prettamente nautica. E questo, insomma, diciamo, invece la holding è sempre la mamma, quindi dietro Fiat Mare c'è sempre un holding importante che è Fiat Cantieri Italiani, che oggi controlla più di 45 società. Questo è molto importante da dirsi per fare capire che comunque dietro questa azienda, insomma, c'è una struttura solida. Fiat ha avuto un passaggio molto importante nel 2008, perché la mia famiglia quindi ha recuperato la gestione diretta dell'azienda, oltre chiaramente la proprietà che è sempre stata detenuta all'inizio. E quindi nel 2008, con mio fratello Giancarlo, che è amministratore, abbiamo voluto dare un senso quindi nuovo a questa azienda. E grazie a Massimo Simeone, che è qui a fianco, abbiamo avuto l'opportunità di presentare modelli completamente innovativi. Volevamo veramente urlare qualcosa di diverso. E ci siamo presentati con un modello, il 47 Genius. Già il nome, insomma, è un nome che è inusuale. Abbiamo voluto affiancare numeri e lettere, mantenendo però il carattere tradizionale Genius, per far capire che eravamo sempre noi. Questa barca, che comunque dà un design veramente accattivante, dalle linee aggressive, oltre che da interni curati nei minimi dettagli, ha vinto un premio che è stato il riconoscimento dello sforzo. Questa barca è stata definita la barca dell'anno, ha vinto il premio di barca dell'anno. Questo è un premio molto importante a cui, quando abbiamo partecipato, partecipavano ben 500 nuove imbarcazioni prodotte. Quindi veramente siamo stati orgogliosi di avere questo riconoscimento di uno sforzo fatto da noi. Su questa linea di barche ideate da Massimo Simeone, che oltre a essere il direttore tecnico e anche adesso direttore generale del cantiere, l'anno successivo ci siamo presentati con un altro modello, che è il 44 Genius. 44 Genius, anche questa barca, ha riscosso un successo enorme, quindi diciamo diceva qualcosa di nuovo, con un top completamente in carbonio come il suo predecessore, il 47 Genius, con una struttura aggressiva, quindi con queste carene colorate, però che allo stesso tempo compenetrava il design, quindi della linea esterna, con un'abitabilità interna senza paragoni. Anche questa barca è arrivata in nomination per lo stesso premio, oltre ad aver vinto un'altra serie di riconoscimenti importanti. Nel 2010 Fiat Mare ha compiuto 50 anni di attività, quindi mezzo secolo di storia. Siamo orgogliosi del fatto che siamo stati l'unica azienda a aver compiuto gli anni del Salone Nautico Internazionale di Genova, quindi un primato veramente importante. Volevamo festeggiare questi 50 anni in modo diverso e abbiamo deciso di fare un'operazione benefica. Abbiamo sostenuto un artista che ha costruito una serie di opere d'arte numerate attraverso i materiali di risulta aziendali, e queste opere d'arte sono state proposte e con una fiera itinerante che è stata inaugurata al ministro Mara Carfagna, da Paolo Brosio, oltre che da Chiara Ammirante e dall'artista, appunto, chiaramente era presente anche lui alla conferenza stampa. In realtà il progetto era a favore di Nuovi Orizzonti, un'associazione che si occupa di recuperare i ragazzi con tutti i tipi di disagi sociali, quindi per la costruzione di centri a supporto di questi ragazzi. Siamo riusciti da questa operazione a tirar fuori 40.000 euro, quindi siamo veramente orgogliosi di aver fatto anche qualcosa per gli altri. Quindi questo, diciamo, i 50 anni dell'azienda hanno avuto un senso. Oggi siamo qui. Siamo qui per presentarvi e per raccontarvi di Epica 58. Epica 58 è questo modello che vediamo di fronte a noi, che rappresenta perfettamente ed è in linea con Milano Fashion Week, perché questa è un'opera d'arte, è un'opera di design, è un'opera di architettura, è un'opera, diciamo, di veramente di sforzo di comunicare qualcosa di diverso. Abbiamo compenetrato sempre qui, anche qui, una linea che la potete vedere, una linea aggressiva al massimo, con un comfort interno incredibile. Presentiamo questa barca
motorizzata con motori Volvo Penta IPS 900. Anche qui uno studio di veramente ingegneristico e tecnologia fuori dal comune, perché abbiamo presentato una barca che niente di meno, diciamo, è spinta da due motori che si chiamano IPS 900 ma che in realtà sono dei 700 cavalli. Quindi il consumo è rapportato ai 700, però vengono chiamati 900 perché invece le performance sono rapportate ai 900. E quindi questi motori che poi sono stati appunto il brevetto di Volvo Penta. Come la 500, che tutti chiamiamo 500 ma è un 1200, diciamo. Infatti. Però questo è molto importante nel contesto nautico, perché ci sono delle riduzioni di consumi veramente notevoli, perché questa barca veramente consuma pochissimo, e poi sarà l'ingegnere Massimo Simeone che ci racconterà proprio nei dettagli le performance di questa barca e tutto il resto. Comunque parliamo anche di interni molto particolari, quindi parliamo di una cucina Boffi con la penisola, parliamo di una dinette con un divano con la chaise longue, quindi in linea con le tendenze dell'arredamento e del design. Parliamo di una cabina armatoriale di spazi incredibili, con 4 guardaroba, con un bagno a prua gigantesco e altre 2 cabine a poppa con 2 bagni, anche questi con box doccia all'interno, senza rinunciare alla cabina marinaio completamente separata nel pozzetto. E senza rinunciare a quello che è lo spirito di Fiat, di voler dare comunque sempre quel pozzetto molto abitabile, versatile, quindi in stile, sempre in linea con quella che è la filosofia dell'azienda. Quindi presentiamo, oltre a questo Epica 58, anche un'altra barca. Presentiamo Seawalker 33, un natante. Quindi abbiamo voluto presentare l'alto di gamma e il basso di gamma. Un natante la cui campagna pubblicitaria è "ne vedrete di tutti i colori". Perché? Perché vogliamo presentare questa barca in tutti i colori dell'estate, in tutti i colori possibili, per dare un senso diverso, per dire che questa barca è accessibile a tutti, è una barca che può essere personalizzata e realizzata come tutti quanti possano desiderare. Ed è un natante, quindi è una barca che non viene immatricolata e quindi esce da quelle che sono le logiche del leasing e quant'altro, che in questo momento può soltanto fare bene. Quindi siamo veramente felici di presentarlo in questo palcoscenico, perché Milano è veramente la sede ideale. E ringraziamo il dottor Angelo Saieva che ci ha dato questa grandissima opportunità. Ecco, mi ha già spiazzato Anna Laura, perché appunto io avevo inquadrato il centro, l'essenza, nella moda, nel design degli interni delle barche, e invece lei l'ha già descritta come un tutto unico. Sono due cose che si tengono: il design che porta a ideare quella barca, quindi la costruzione di quella barca, e l'arredamento interno. Però poi ne parleremo meglio con Simeone. Invece vorrei che intervenisse subito Angelo Saieva, perché non è il primo evento che facciamo assieme. Noi facciamo molti di questi eventi legati alla moda, che hanno un aspetto spettacolare, perché poi cerchiamo di trovare il particolare, di esaltarlo. Però non mi sarei mai aspettato di parlare con te di barche. Come mai questa scelta? Questa è una cosa che secondo me puoi motivare. Ma tutto nasce sempre dall'esperienza sul campo, no? Perché prima di poter dare la possibilità a un'azienda di performare, di raccontare il proprio prodotto, la prima cosa che tu devi conoscere è il prodotto in se stesso. Le barche, parlare di barche è molto generico. Io ho avuto modo di visitare il cantiere Fiat, perché sono andato a trovarli, perché ovviamente volevo fargli una proposta alla quale non potevano rinunciare, ma hanno rinunciato, e nell'occasione ho visitato il cantiere, che devo dire non conoscevo. Conoscevo la marca, ma non sapevo che cosa ci stesse dietro a questo cantiere, a questa marca. E ho trovato, devo dire, un cantiere molto, ma molto evoluto, importante. Dietro il simbolo Fiat c'è tecnologia, c'è innovazione, c'è ecologia, ci sono tante cose. Ma questo fatto che il marchio non avesse trasferito a me, che sono una persona, voglio dire, normale, che piacciono le barche come piacciono a tanti uomini e donne oggi nel nostro paese, che non avessi percepito cosa ci fosse dietro Fiat, mi ha fatto ovviamente scattare una lampadina, si è acceso un neurone immediatamente, dicendo: bisogna trovare una maniera diversa per far arrivare il messaggio, per far conoscere chi siamo, in un sistema di comunicazione assolutamente diverso, che vada al di là di quelle che sono le tradizionali riviste di nautica che conosciamo. E da lì è partito questo progetto di dire: stiamo insieme, troviamo strade nuove, ovviamente legate a qualcosa che ci accomuni. E il fatto di essere qui oggi
nella settimana della moda, che ovviamente ha un suo fascino, ha un suo perché, con parlando di fashion, parlando di design e parlando anche di nautica, nella fattispecie di stile, come Fiat lo rappresenta oggi, poi lo vedrete, insomma gli interni sono veramente di un lusso e di un'attenzione che una barca di 10 anni fa non si pensava nemmeno potesse avere, perché non c'era il concept. Quindi il legame fra la rivista Interni, che nell'ultimo numero Interni on Board ha parlato di nautica, ha parlato del salone, ma non guardando le carene, ma guardando quello che c'era all'interno del design, dello stile, dell'arredo e delle comodità, di come si può interpretare un luogo, no? Come si interpreta un luogo da vivere. E qui è nata veramente questa idea di portare qui Fiat. Abbiamo parlato con loro, abbiamo creato questo progetto, al quale io credo moltissimo. Questo è un primo passo, possiamo chiamarla quasi una sperimentazione, che secondo me funziona, e quindi ci siamo messi come parte dirigente dell'azienda, cercando di trovare una soluzione di comunicazione che andasse fuori dagli schemi. Oggi bisogna uscire dagli schemi, non c'è altra strada. Lo sviluppo del business nelle aziende non può essere tradizionale, cioè se noi rimaniamo legati al tradizionale siamo condannati a rimanere vecchi, a rimanere non produttivi e non fare margini. Quindi la competizione, chiamiamola così, è molto dura, è molto forte, ma vincerà chi avrà la capacità di essere diverso, di interpretare i desideri dei clienti, e questa Fashion House è la prova concreta che noi interpretiamo i desideri dei clienti. Quegli standardi pieni di nomi, 22 aziende della moda e 12 aziende che con la moda non c'entrano niente, è la dimostrazione che stiamo veramente attraversando un sentiero diverso. E quindi la nautica a me piaceva averla qua. E poi sai, quando io sono un capricorno, sono un ingegnere, sono duro, ma gli obiettivi li disegno, ma li voglio sempre raggiungere. Me lo metto in testa e grazie ad Anna Laura ci sono riuscito. Quindi ecco perché mi piacciono le barche, ma mi piace il business. È giusto, è giusto. E a me fa un po' paura. No, io pure sono molto d'accordo, abbiamo fatto tante cose, sono molto d'accordo con l'innovazione, sono molto... A me fa paura questo fatto che bisogna uscire per forza dagli schemi, qualcheduno teniamolo, perché sennò qui vacilliamo troppo. E torno alla parola chiave che ha detto Angelo, il concept. Per tornare, concept è una parola chiave di queste moderne che si usano in arredamento, che dicono tutto e non dicono nulla, perché un concept è importante. Se non ce n'è uno non si va da nessuna parte nella scelta, però poi bisogna stare attenti a quanto ti condiziona. Torno con Anna Laura per quel discorso che le facevo prima, che mi ha spiazzato. Qui abbiamo la barca, naturalmente lei ha descritto il tutto come un tutto unico, vedete Epica 58. Allora torno e faccio questa domanda: quanto è possibile su questa barca personalizzare, fare in modo che il concept, che è quello che vedete e che ci sarà anche dentro come forma di arredamento, poi sia da me cliente, potenziale cliente, trasformabile, utilizzabile a secondo delle mie esigenze? Quanto è stato pensato, diciamo, questo? Certo, diciamo, per rispondere a questa domanda farei un passo indietro per far capire proprio l'attenzione di Fiat alla customizzazione. Fiat è stato l'unico cantiere a fare barche per disabili, quindi per persone portatori di handicap. Quindi alla fine possiamo vedere anche qua questa immagine dove addirittura abbiamo studiato dei sistemi olodinamici per permettere anche alle carrozzelle di entrare. Quindi questo chiaramente è studiato caso per caso, quindi qualsiasi tipo di handicap viene studiato e gli viene data la possibilità di accedere al mare. Quindi secondo me questa è veramente la cosa più bella che ha fatto Fiat nel passato. E oggi chiaramente attentissima al discorso della customizzazione, perché è un elemento principale, quindi il cliente viene ascoltato e i clienti hanno delle idee le più strampalate possibili e immaginabili, a volte trasformano delle cabine in degli uffici piuttosto che in delle sale lavanderie, insomma ci sono tutte le idee possibili, ma siamo sempre pronti ad ascoltarle e a venire incontro ai clienti.
Oggi in realtà la vendita di una barca è proprio un prodotto sartoriale, come la vendita di un vestito cucito addosso, anche se pensiamo appunto agli strumenti di finanziamento, vengono analizzati caso per caso, ognuno ha chiaramente le sue esigenze. Qui invece stiamo vedendo le immagini di lifestyle, cioè perché Fiat in realtà non vuole trasmettere e vendere delle barche, ma vuole comunque trasmettere un concetto di stile di vita. Cosa si può fare con una barca? Vivere in modo diverso, vivere in modo trasversale, vivere il mare attraverso delle sensazioni, attraverso delle emozioni che nient'altro può dare, attraverso insomma tutti i ristoranti che possono essere accessibili via mare. Quindi veramente sono delle cose che soltanto una persona che va per mare le può comprendere. Non esiste niente di più bello di poter vivere attraverso le sensazioni del mare. Quindi abbiamo cercato sempre, diamo anche attraverso quei servizi fotografici, di dare questo senso, perché chi non lo prova non lo può capire quanto possa essere bello. Per questo poi noi abbiamo sempre avuto la filosofia della nautica che si rivolge a tutti e siamo ritornati un'altra volta nel piccolo attraverso Seawalker 33, perché forse ci eravamo concentrati un po' troppo sulle barche grandi, mentre invece noi vogliamo che la nautica sia accessibile a tutti. Con Seawalker 33 si aprono le porte a chiunque, anche a chi non abbia mai posseduto un'imbarcazione, di avere un primo gioiello personalizzabile e customizzabile in tutti i sensi. Ma naturalmente anche sull'arredamento è possibile. Tutto, chiaramente, tutto quanto. Interagire. Assolutamente, no? Sì. Molte persone cambiano le essenze, per non parlare chiaramente delle tappezzerie che vengono scelte di tutti i generi, proprio chiaramente mantenendo soltanto le paratie strutturali, è tutto quanto, insomma, possibile cambiare, ascoltare, perché tante volte poi i clienti, e consigliare, perché i clienti a volte magari chiedono delle cose che non funzionano, quindi ci vogliono anche dei professionisti che gli sappiano consigliare, come l'architetto, quindi ci vuole una persona che segue il cliente in tutte quante le fasi. Il cliente va coccolato, non c'è più il discorso di vendere una barca, il cliente deve essere felice e orgoglioso di portare il nome dell'azienda la cui barca ha comprato. Anche Angelo coccola i clienti, naturalmente, spesso. Maddalena Padovani, voi come rivista storica, insomma, di architettura, di arredamento, è la prima volta che dedicate un inserto all'arredamento degli yacht, la prima volta che vi lanciate su questo terreno, e questo è anche il motivo per cui poi avete creduto in questa... puoi motivarlo un po', spiegarlo, poi puoi interagire anche te, diciamo, con le cose che... Non è la prima volta, perché Interni on Board è nato come allegato 4 anni fa. L'idea era quella di raccontare il processo di contaminazione che è avvenuto in questi ultimi anni tra il mondo dello yacht design e l'architettura, il mondo dell'architettura del design su terraferma, chiamiamoli così. In realtà, Anna Laura poi lo spiega meglio di me, tutto il mondo della nautica ha subito un processo radicale di trasformazione negli ultimi 10-15 anni. Sicuramente ha avuto un ruolo importante la tecnologia, che ha consentito l'introduzione a bordo di nuove soluzioni a livello di compartimentazioni, di strutture, di arredo, che hanno rivisitato completamente l'abitabilità degli spazi interni delle barche. Faccio un esempio: sono state introdotte molte grandissime finestrature che fino a poco tempo prima erano impensabili, che hanno proiettato verso l'esterno, verso il paesaggio circostante, gli spazi interni che prima erano assolutamente chiusi e sigillati. Gli stessi scafi delle barche sono cambiati, prima erano concepiti come dei gusci continui, chiusi, rigidi, sono stati aperti in modo da realizzare in alcuni casi delle balconate panoramiche che si aprono sul mare e ancora una volta portano verso l'esterno lo spazio prima angusto degli interni delle barche. La stessa utenza, cioè, si arredano le barche come dei loft. Esatto, le barche sono diventate delle vere e proprie case galleggianti che l'armatore ha iniziato a vivere anche in modo diverso. Anche la tipologia dell'armatore, devo dire, è cambiata, nel senso che si è abbassata notevolmente l'età dell'armatore tipo. L'armatore è una persona giovane che è legata a uno gusto contemporaneo dell'arredamento, dell'architettura, dell'arte in generale.
È un armatore che vive la barca sì come un mezzo di trasporto e di navigazione, ma anche come una villa galleggiante dove ama ospitare gli amici, dove ama divertirsi in forme diverse e in modalità diverse. Insomma, tutti questi fattori hanno fatto sì che negli ultimi anni lo stile marinaro, chiamiamolo così, che prima era ancorato a dei modelli estetici molto tradizionalistici, fatto di boiserie, ottoni, si sia molto rinnovato, si sia avvicinato al mondo appunto dell'intero. Anche l'armatore è diventato più vicino a noi, una persona comune, un cliente, uno che compra una barca, perché sennò la parola sì. Armatore ci fa pensare ai grandi capitani. Esatto, ai grandi capitani, a persone come persone dire, molto lontane, esatto, raggiungibili. Qua per stile di vita, per gusto. Vuoi fare te una domanda al progettista? Sì, volentieri, perché visto ti vedo che parlavamo in... di evoluzione, una delle grandi tematiche per il futuro della nautica sicuramente è quello dell'ecologia. Ecologia che vuol dire ridotto impatto ambientale in fase di realizzazione, riduzione dei consumi in fase di utilizzo, che nel mondo della nautica sono molto onerosi. Vuol dire anche affrontare il problema della dismissione delle barche, che è un problema molto importante di cui poco si parla. Fiat Mare sta approntando delle soluzioni da questo punto di vista? Sì, sicuramente. Cioè, sì, sicuramente. Il discorso di sostenibilità ambientale è un aspetto che negli ultimi anni comunque ha assunto una valenza sempre crescente. È anche vero che, soprattutto in ambito industriale, i costi, quindi per il rispetto di requisiti e norme sempre più rigorose, sono diventati veramente elevati. Io direi che il discorso di impatto ambientale va affrontato proprio secondo due aspetti. Uno che riguarda proprio la costruzione dell'imbarcazione, cioè durante la costruzione dell'imbarcazione, quindi si parla di impatto ambientale come salubrità degli ambienti di lavoro oppure emissioni in atmosfera. L'altro aspetto fondamentale è quello proprio della la fine vita, diciamo, di una barca, che dopo i suoi 10, 20, 50 anni, ovviamente che fine fa una barca? Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi la costruzione, è vero che la tecnologia, ci sono nuove tecnologie, la tecnologia di infusione, quindi la tecnologia di infusione della resina in stampo chiuso, in sottovuoto, è stata la vera grande rivoluzione degli ultimi 10 anni. Ha fatto sì di abbattere veramente le emissioni di gas nocivi negli ambienti di lavoro e in atmosfera. Fiat Mare è stata la prima azienda, tra le prime aziende in Italia, a conseguire la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001. E a partire dal 2004 Fiat Mare ha avviato un processo di reingegnerizzazione di tutti i processi di produzione delle imbarcazioni secondo queste nuove tecnologie in sottovuoto. Ovviamente per fare questo si sono impegnate grandi risorse proprio per questo processo di reingegnerizzazione, che ha fatto sì che è stato fatto gradualmente, ha interessato prima la scelta di materiali, perché oggi i materiali sono sofisticati, a partire dalle resine. Le resine sono più fluide, hanno un basso contenuto di stirene, che sono i solventi nocivi, per passare alle fibre, per passare poi alla progettazione. Oggi una barca va disegnata e progettata proprio per tener conto di poi come sarà costruita. Quindi stampi hanno una forma particolare, quindi devono essere fatti secondo una robustezza diversa e via dicendo. Il vero startup di questo processo poi è stato ovviamente passaggio alle maestranze. È naturale che anche le maestranze, prima abituate secondo tutti i processi produttivi tradizionali, è stato particolarmente complicato e particolarmente oneroso fare il passaggio, quindi la formazione e l'informazione è stata fatta in vere e proprie aule,
proprio per diciamo, costituire dei nuovi profili professionali di manodopera specializzata. Fiartomare ovviamente, oltre a impiegare le proprie risorse, ha fatto grossi investimenti in questa direzione. È stato realizzato, è stato messo in funzione nell'ottobre 2008 uno dei più grandi impianti del vuoto disponibili in Italia proprio per la costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina o in materiali compositi genericamente. Questo impianto ha una dimensione di circa 200 metri lineari e può produrre fino a 6 imbarcazioni secondo questa tecnologia dell'infusione contemporaneamente, quindi grossa produttività. Oltre a questo sono stati fatti investimenti che riguardano ovviamente gli impianti di aspirazione nuovi e quant'altro. L'altro aspetto fondamentale a mio avviso è quello proprio della gestione della fine vita di un'imbarcazione, quindi più comunemente proprio lo smaltimento. Basti pensare che il comparto nautico italiano assume una dimensione veramente considerevole. Se si pensa che le unità, quindi di imbarcazioni a riporto, oggi in numeri esistenti in Italia, si girano intorno circa 620.000 unità. Di queste, ben 40.000 sono in disuso, quindi sono non funzionanti, sono proprio abbandonate oppure comunque pronte per essere smaltite. Il problema dello smaltimento è considerevole a questo punto. Per parlare di peso, esistono ben, da uno studio emerso, ben 50.000 tonnellate di vetroresina pronta per essere smaltita. Quindi i numeri sono enormi e se si pensa agli stampi, che gli stampi pesano 3 volte tanto, benissimo, gli stampi in disuso sono circa 150.000 tonnellate. Per fare questo, Ucina, quindi Confindustria per la Nautica, ha avviato un progetto, uno studio di fattibilità di un progetto di ricerca che è denominato ELB, End of Life Boat. Benissimo. La fine della vita. Dove vanno a morire le barche? Dove va a morire la barca? Quindi Fiartmare è parte attiva di questo progetto, nonché coordinatrice dell'organizzazione. Questo progetto prevede proprio l'individuazione di infrastrutture, quindi strutture di due tipi, sono due piattaforme operative. Una prima piattaforma deve prevedere il disallestimento dell'imbarcazione, quindi la barca arriva e deve essere smontata in tutte le sue parti, motori, cristalli, gli arredi, le essenze, tutti quelli che sono gli accessori, tutte le componenti della barca deve essere smontata. L'altra piattaforma è quella del vero e proprio passaggio della vetroresina. La vetroresina, uno studio di ricerca composto da un team di ricercatori appunto, hanno definito che la vetroresina può essere riciclata. Sono polimeri? Che cos'è la sono polimeri, polimeri? Sono polimeri, possono essere riciclati. Quindi entra nel ciclo della chimica, nel ciclo dei assolutamente, polimeri? Assolutamente. E la cosa particolare è dall'unione con un altro materiale di cui si produce in grandi quantità, il polistirolo, quindi la comunione di polvere del... Di vetroresina con il polistirolo dà origine a un termoplastico, sostanzialmente un materiale termoplastico che viene prodotto, può essere prodotto in fogli o lastre o addirittura in blocchi e come vedete anche dalle immagini assume una conformazione, un'estetica che è similare a quella del corian, quindi può essere prodotto per pavimenti industriali o può essere utilizzato e ovviamente anche lui a sua volta può essere riciclato. Questo è il progetto di Ucina e ci auguriamo che in un prossimo vicino futuro possiamo cominciare a smaltire in maniera veramente intelligente la vetroresina. Hai ancora qualche domanda? Qualche informazione in più riguardo alle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni che verranno presentate da Fiartmare? Ma forse diciamo anche di questa nuova. Esatto, perché forse quindi Epica 58
Manca pochissimi giorni, 8 giorni, e ci sarà la grande presentazione a Genova, vero? Lui... Quanti sono, quanto è lungo? 58 piedi, quanti metri sono? Perché non... Quanti metri sono 58 sì, piedi? Sì, questa è la barca è quella che vedete. Peraltro noi siamo molto emozionati perché domani abbiamo il varo, qui la cerimonia di varo di questa barca. E per parlare delle caratteristiche della barca, la barca, oltre alle sue linee particolari, quindi diciamo molto sfilanti, con un allungamento di carena molto evidente, questo perché la barca è progettata per una particolare diciamo propulsione, che è quella che si vede sotto. È un sistema di propulsione innovativo, si chiama IPS della Volvo Penta. È un'elica trainante, quindi ha un flusso, riceve un flusso pulito del, perché è un'elica verso prua trainante, e con un rendimento elevatissimo. Questa propulsione, insieme alle caratteristiche della barca, quindi una barca molto allungata, molto veloce, con diciamo un peso contenuto, perché ritornando al discorso della tecnologia di costruzione, si riesce a realizzare una barca molto leggera. Oggi le barche hanno la possibilità di essere veramente con consumi bassissimi. Epica è stata concepita in questo senso. Le sue linee, ovviamente l'occhio vuole la sua parte, diciamo così. Quindi diciamo l'estetica della barca, una prua molto slanciata, molto verticale. È una barca diciamo moderna, molto moderna. È una barca, secondo anche diciamo, la filosofia dell'azienda, è una barca molto marina. Questo si vede dagli enormi spazi, ha una coperta con una grande manovrabilità, un pozzetto molto grande, delle vetrate molto evidenti, la possibilità di manovrare la barca assolutamente in sicurezza e in comodità. La caratteristica della barca, abbiamo avuto una barca altamente tecnologica. Infatti la barca, oltre ad essere costruita in maniera particolare, per la barca sono stati utilizzati materiali compositi come la fibra del carbonio. E la fibra di carbonio, tutta la struttura che vedete, quella struttura diciamo di vetrata sovrastante, quindi questo tetto, è tutto realizzato in fibra di carbonio, quindi si vede molto esile, quindi la possibilità di avere delle vetrate molto ampie e soprattutto questa struttura a sbalzo sul pozzetto che sembra sospesa. Questo è possibile ovviamente esclusivamente con la robustezza del carbonio. Unitamente a questa, la barca è dotata per la sua stabilità di un sistema di correzione dell'assetto sia longitudinale che trasversale, di origine di derivazione aeronautica. Questo l'abbiamo fatto in collaborazione proprio con un'azienda specialistica nella sensoristica aerospaziale, che ci ha dato la possibilità di realizzare questo sistema di correzione dell'assetto basato su struttura giroscopica. Quindi diciamo così, la barca ha un display sul plancia di comando dove si vede proprio l'orizzonte immaginario come quello dell'aeroplano, diciamo così, e la barca riesce in maniera automatica a controllare assolutamente il suo assetto sia trasversale che longitudinale. Naturalmente queste caratteristiche saranno importantissime e faranno felici gli esperti al Salone di Genova. Noi siamo comunque colpiti di più dagli elementi di comunicazione e quelli che arrivano immediatamente. Per esempio, un elemento che arriva a me è l'eccellenza di queste ricerche che diceva adesso il direttore della progettazione e le cose che ha detto prima alla Di Lugo sul fatto che questo lavoro sia nel sud dell'Italia, sia a Napoli, sia in un posto storico, è stato mantenuto in questi anni. Diciamo, con tante cose che vengono dette nel nostro paese, questa eccellenza mi colpisce, no? È una cosa che mi colpisce. Mi ha colpito anche, per andare ad argomenti più leggeri, la campagna di comunicazione che c'è stata sui giornali, che c'è stata sui video. Ho visto su queste barche artisti, attori, personaggi famosi. Allora voi avete creato una grossa operazione di marketing attorno a queste barche. Se ce la vuole raccontare Anna Laura, questa è una cosa interessante. Sì, fa parte del mondo, diciamo, della moda, del design. Assolutamente, assolutamente. La moda ruota intorno ai personaggi famosi.
Infatti noi abbiamo avuto la possibilità di portare a bordo varie star di Hollywood, abbiamo qui per esempio Jeremy Renner, Lee Daniels il regista, Josh Hartnett, insomma sono state varie le persone come anche per esempio Kelly Brook, Sting, Jerry Butler, un'infinità, qua vediamo Heather Graham, insomma veramente è stato, perché noi abbiamo partecipato per 2 anni consecutivi. Ecco, è una scelta eclettica. Sì. Non è di solito quando uno lancia un prodotto, aggancia questo prodotto, questa immagine a 1 o 2 testimonial che siano compatibili. Questa è una scelta molto eclettica. Vedo attori, registi, come mai? Sì, in realtà proprio per legare, appunto, per legare questi personaggi al nostro marchio. E la cosa bella, in realtà, questa non è stata un'operazione tanto studiata quanto si potrebbe pensare. Noi avevamo le barche quest'estate a Ischia ed è stato un richiamo naturale, nel senso che c'erano anche altre barche a disposizione, ma tutti volevano venire sulle barche Fiat. Cioè, se fossi passato da Ischia, anche io sarei, pure Angelo. Angelo c'era. Angelo c'era, ecco il motivo. E comunque addirittura, vedi la barca, per esempio il Fortifor che vediamo qui, è una barca che è abilitata per 14 persone, noi siamo usciti in 24 di giorno, di notte, perché nessuno voleva sbarcare dalle barche. E la capitaneria non va detto nulla. Io poi alla fine siamo sempre napoletani, quindi alla fine ce la caviamo sempre. Abbiamo sempre la scusa pronta e sappiamo... questa è una buona cosa. Per la sera non ce ne eravamo accorti, ah no, ma mi dispiace, mi sono sempre tante scuse, un buon caffè offerto a chiunque, insomma è sempre un modo carino. E quindi alla fine, diciamo, questo è stato un risultato mediatico molto più impattante di quanto neanche avessimo potuto immaginare, nel senso pensavamo che stessimo mettendo a disposizione loro e per farli apprezzare le doti di navigazione delle imbarcazioni, mentre invece poi abbiamo avuto una risonanza mediatica molto al di fuori dell'Italia, perché abbiamo avuto insomma un risalto mediatico negli Stati Uniti, in Inghilterra, veramente dovunque. Questa operazione tanto è stata valida, infatti la ripeteremo, perché metteremo Epica 58 a mare per il periodo di Natale, quindi per le vacanze natalizie dal 26 dicembre al 2 gennaio. Ai Caraibi però. No, le metteremo a Capri, per Capri Hollywood. Bisogna andare con la giacca a vento, sì. Speriamo nel tempo, nel sole. Sì. E Capri Hollywood è un altro festival del cinema, sempre organizzato da Pascal Vicedomedi, che veramente con la sua maestria riesce a coinvolgere tantissime persone. Quindi adesso stiamo pensando ad un'operazione mediatica per far partecipare questa barca e renderla protagonista di Capri a Natale. Sentiamo cosa ci dice Angelo invece di questo marketing, perché ora bisogna commentarlo o lo chiedi te, ma qualcosa su questa campagna pubblicitaria, su questa idea di marketing. Ma l'idea di marketing e la campagna sicuramente è impattante, no? Si vede, poi soprattutto direi che è importante le azioni che stanno facendo coinvolgendo dei personaggi, no? Perché il tantam, il marketing virale sono le operazioni che ti possono portare la marca con una comunicazione che non è una comunicazione tradizionale, ma è una comunicazione di prodotto che arriva sulle testate perché ci sono dei personaggi. Devo dire che questa attività che è stata fatta è stata ripresa anche da noi, per esempio su Panorama, perché ci sono state delle cose che erano su Periscopio molto interessanti e ci siamo trovati, siamo partiti dal personaggio e ci siamo trovati poi la barca, no? E quindi significa che il sistema funziona. È chiaro che poi bisogna far partire in questo caso specifico delle azioni importanti, che sono quel marketing non tradizionale, come questo, il sistema, il discorso di dicembre di Capri lo trovo molto importante, perché poi qual è il problema? Devi avvicinare sempre di più il prodotto al consumatore. Lo dicevamo prima, tu hai messo la parola armatore distacca un po' il consumatore da un mezzo, perché sembra che debba fare dei passi, voglio dire, e che a lui non sono concessi. Quindi avvicinare la gente al prodotto lo puoi fare non soltanto con la campagna di comunicazione, che va bene quando parli dell'imbarcazione di 33 piedi, che è sicuramente, come dire, facilmente comprensibile, perché parliamo di una dimensione più facile, ma quando parli poi di una barca è come parlare di una casa, no? È come parlare, sono degli investimenti importanti che devi fare, sicuramente voluttuari, perché stiamo parlando di robe che fai per il piacere di vivere il mare, di viverlo con gli amici, quindi li devi fare innamorare. C'è la parte emozionale che vince sulla parte razionale.
perché se uno dovesse essere veramente razionale qualche ragionamento in più lo dovrebbe fare. Cioè, se io quando penso alla barca penso in maniera razionale dico sono un pazzo, quando penso invece in maniera emozionale mi sento veramente realizzato, perché nei momenti grigi della nostra vita ci sono, perché sennò saremmo veramente degli incoscienti. I momenti in cui c'è qualcosa che non ti quadra e sei un pochettino un po' scorato, pensi a qualcosa che per te ti è vicina, e io devo dire, oltre alla mia famiglia che ci tengo da morire, subito dopo c'è la mia piccola, come la chiamo io, che è la barca, cioè con la quale mi confido, parlo, cioè riuscire a cambiare un cuscino è veramente, come possiamo dire, il sogno realizzato. Allora la parte emozionale deve entrare nella testa del consumatore, quindi la campagna va bene, però ci vogliono queste cose, devi stare vicino, devi far capire, devi sentire la parola, e quindi sempre di più io, se dovessi fare un'attività di marketing, la farei veramente sul territorio, portando la gente a far vedere quello che so fare, emozionandola come sa fare Anna Laura, che è campionessa, voglio dire, mondiale, c'ha tutti i record dalla sua parte. Giusto l'esempio, non è come la casa, la barca, è come decidere di cambiare l'arredamento di casa. Allora uno ci pensa, però poi pensa, se ci sto meglio dopo ne vale la pena. Io vorrei chiudere questa nostra incontro, questa conversazione, se poi non avete altre domande, altre curiosità, altre cose anche dal pubblico, chiedendo io ad Anna Laura di Lugo che cosa succede a Genova, che cosa succede adesso a Genova, come funziona la presentazione di questa barca, cosa vi aspettate. Abbiamo sentito tutte le cose che certamente affascineranno gli addetti ai lavori, perché sono quei particolari che poi uno confronta con le barche che già conosce, no? Che, e quindi quello abbiamo sentito, ma che cosa si aspetta proprio Fiat da Genova, da quello che succederà? Ci aspettiamo veramente di dare un taglio alla crisi, ci aspettiamo di proporre un messaggio, insomma ci aspettiamo di riuscire nell'intento di far capire veramente che si può. E il 1° ottobre noi presenteremo, quindi faremo questa world premiere di due imbarcazioni alle ore 19 nel padiglione B, lo stand F4. Noi appunto faremo la presentazione ufficiale sia di Epica 58 che di Seawalker 33. In questa occasione noi abbiamo chiamato una squadra di 13 ballerini che si esibiranno per dare una bella coreografia a queste due imbarcazioni. E poi abbiamo una serie di altre tantissime sorprese. Abbiamo creato una struttura permanente di una stazione radiofonica che sarà Radio Yacht, così come avremo ospiti veramente un po' internazionali, tra cui avremo anche la squadra che ha vinto i campionati del mondo di pallanuoto, oltre che varie persone del mondo dello spettacolo. Quindi sarà un evento pieno di sorprese, e quale veramente ci auguriamo che voi per primi che siete oggi qua possiate intervenire, così come coinvolgere anche le persone che vi sono più vicine, perché veramente siamo convinti di darvi un messaggio di qualcosa di diverso. Cioè stiamo uscendo veramente con due prodotti che rompono gli schemi tradizionali, quindi secondo me di fronte a delle opere d'arte di questo genere vale la pena di toccarle con mano, perché poi alla fine soltanto quando uno le vede realmente, per portare un madellino non avrà mai lo stesso senso che visitare a bordo l'imbarcazione per capire che quello che stiamo dicendo è la verità. Quindi veramente ci auguriamo che possiate tutti quanti venire, vedere le nostre barche e passare il tempo con noi. Grazie. Grazie, grazie ad Anna Laura. Se ci sono domande, naturalmente, dal palco o dal pubblico, vieni pure. Vieni, vieni, sali. Fai due passi su. Ti vedono gli altri, io già ti vedo. Buongiorno. Sentite, avete parlato molto di innovazione nel mondo della nautica, però visto che siamo in un contesto un po' più di moda, volevo chiedervi se anche nella nautica c'è un po' il fenomeno dei corsi e ricorsi storici, che appunto vediamo spesso nella moda, se anche lo stile della nautica vive un po' questo fenomeno. Beh, sicuramente, oggi anche nella nautica c'è più attenzione, oltre alle linee estetiche, quindi esteriori della barca, ma soprattutto anche negli interni delle barche, ma anche sulle installazioni, quindi sugli accessori.
parlo del televisore particolare, di design, assolutamente di design, parlo di un divano molto particolare disegnato da una casa famosa, quindi c'è molta attenzione anche nei materiali, quindi nelle essenze di arredo e quant'altro, c'è molta attenzione. Ovviamente, l'armatore veramente cerca oggi di trovare in barca quello che lui è a casa. Quindi c'è particolare attenzione proprio al design, a quanto proprio nell'installazione di tutto quanto è costruito nella barca. Grazie. Voglio chiedere, c'è un qualche altra domanda? No. Allora, voglio chiedere se possono... Ecco, abbiamo parlato naturalmente con Anna Laura e con Massimo di vetroresina. Io so benissimo come sono le barche in vetroresina, però loro mi dicevano noi siamo stati i primi a fare la vetroresina. Beh, è una cosa che ti resta, siamo stati i primi. Poi presenteremo Concita, io sentivo Concita e poi ho visto Concita qui che non associavo l'immagine alla parola. Allora, chi è che non si ricorda questa barca, no? Allora ho capito cosa significa essere i primi. Non avrei mai immaginato dopo 60 anni sarebbe diventata direttrice dell'unità, però comunque è stato un gran successo. Vi saluto e vi ringrazio.